nostro, è lo gnocco più lungo del mondo, realizzato con la patata di Cesio Maggiore, eccellenza del territorio bellunese. Al lavoro oltre 30 volontari per conquistare il record internazionale e alla fine gnocchi al pomodoro per tutti. Arianna Garavaglia e Paolo Colombatti. 1037. Con 1037 metri conquistano il record internazionale. È lo gnocco più lungo del mondo, preparato da 30 volontari di Cesio Maggiore. Alla base dello gnocco 300 kg di patata, denominazione comunale di origine, eccellenza del territorio. Patate in montagna, dove noi non usiamo né conservanti né diserbanti, facciamo prodotto naturale, senza nessuna chimica. L'idea è venuta da Andrea Andrighetti e Andrea Nascimbene in collaborazione con la cooperativa agricola La Fiorita. Lo scopo è valorizzare il prodotto tipico e mettere insieme il grande volontariato, ecco, tenere ancora viva questa tradizione, unire più mari, oggi più di 30 volontari in questa grande impresa. Insieme con le patate, 250 uova, 150 kg di farina e sale. Abbiamo una serie di testimoni i quali vanno a certificare la lunghezza effettiva, le caratteristiche organolettiche, quindi l'uso dei prodotti tipici e dei determinati requisiti, e anche il fatto che l'evento sia riuscito, che sia stato un evento pubblico. Oltre ai testimoni, la ripresa in diretta della lavorazione, dal lavaggio alla sbucciatura all'impastatura, tutto fatto a mano. La sfida è l'evento di apertura della 18ª edizione della Festa della Patata, appuntamento che lo scorso anno ha richiamato Cesio Maggiore 20.000 visitatori. L'obiettivo di quest'anno è richiamare ancora più pubblico e promuovere turisticamente questo comune bellunese che è anche un museo della bicicletta e un etnografico. Tanti piatti di gnocchi al pomodoro per il pubblico. Prima di salutarci ricordiamo